Bene, il tema che abbiamo analizzato, studiato, è un tema che nasce dalla condivisione dei padri che hanno fatto ieri, i problemi e le sfide che vivono nel loro campo formativo. E oggi abbiamo cercato di fare una sintesi però commentato, che cerca un pochino di raggruppare le tematiche secondo una certa logica che permette anche di capire un po' come leggere le situazioni. Abbiamo anche preso in qualche modo in prestito un testo molto interessante dell'ex segretario della Congregazione per i Religiosi, Monsignor Carvaglio, che presenta le sfide alla formazione oggi, però cerca anche di far capire che malgrado le difficoltà c'è sempre davanti a noi il positivo, la salvezza. Ed è per questo motivo che partendo allora di alcune proposte che fa, noi abbiamo ampliato il discorso passando dai problemi e dalle sfide ad alcune proposte di soluzione. Per esempio, vediamo come proposta di soluzione il fatto che la formazione deve partire dal far amare l'identità vocazionale, l'identità carismatica. E ciò significa allora spiegare bene l'ideale dell'istituto. Ciò significa anche cercare di capire allora, le situazioni delle persone che devono affrontare anche la formazione, i percorsi formativi. I percorsi formativi sono percorsi che riguardano delle persone in carne e ossa. Sono percorsi che devono anche tener conto delle problematiche locali del territorio. E per questo motivo, quindi, questo poi è un argomento che affronteremo di più con il progetto e le programmazioni la settimana prossima. Però fin da adesso bisogna insistere perché si possa capire questa necessità. Un altro elemento che abbiamo presentato molto importante nella formazione è, diciamo, insistere sul vedere tutta la formazione come un processo permanente. Cioè la formazione permanente è in qualche modo una mentalità, una cultura. E allora da questa cultura bisogna partire per dire, allora le persone che formiamo devono fin dalla formazione iniziale essere delle persone che partecipano alla costruzione dell'istituto, delle persone che sanno anche responsabilizzarsi, prendere delle decisioni, no? Che sanno anche scegliere dei mezzi formativi molto efficaci. Ecco, questo è un elemento molto importante che abbiamo presentato oggi. E poi, siccome ci rendiamo conto che qualche volta le persone sono entusiaste all'inizio, però poi piano piano si perde questo vigore, è importante anche presentare il discorso delle virtù e delle qualità umane nella formazione. E soprattutto anche indicare la coscienza come un elemento fondamentale nella formazione di un sacerdote, nel senso che il sacerdote per vocazione deve essere anche un educatore, un accompagnatore delle coscienze. Allora questo richiede naturalmente un esame di coscienza giornaliera. Richiede anche lo studio, perché lo studio permette di confrontarsi con Dio e con gli altri per purificare la propria coscienza. Grazie.